La sinergia con la mostra è una sinergia per noi fondamentale, perché l'idea di una rete sul territorio è quello che tiene insieme questi eventi culturali. Naturalmente non tutti i quadri sono potuti andare in esposizione, allora abbiamo ottenuto di averne un altro, un bellissimo dipinto di una dama genovese che si trova dentro uno dei nostri palazzi aperti, in questa occasione il Palazzo Angelo Giovanni Spinola. Quindi ovviamente questa sarà una cosa in più per raccontare in questo weekend anche questa sinergia con la grande mostra del Duomo. Ad oggi sul sito di prenotazione sono già state superate le prenotazioni che abbiamo ricevuto a maggio, e ne rimangono ancora un terzo in più perché abbiamo lavorato proprio a estendere questa possibilità. Quindi diciamo che l'idea è quella di coinvolgere grosso modo, avere 70.000 ingressi complessivamente in tutto il weekend. Sì, esattamente. Noi abbiamo ragionato in termini, come si dice, in chiave contemporanea di impatto dell'evento, e che è un impatto sul territorio, quindi a livello sociale, economico, ma anche proprio di vivibilità dello spazio territoriale. È uno studio che è stato condotto dal dottor Toso, che lavora con noi da un po' di tempo e che verrà presentato proprio in chiusura di questa edizione, perché abbiamo raggiunto le tre edizioni post pandemia, diciamo che sono la chiave per valutare credibilmente questi impatti. Ci saranno delle enormi sorprese, perché vi dico già che questi eventi portano ricchezza, portano vivibilità, portano benessere a tutta la città. Quello duro di un 55% di persone residenti in Liguria, e questo per noi comunque è importante perché il patrimonio UNESCO per primo suo mandato è quello di riferirsi a chi abita queste aree, ad aumentare questa consapevolezza di qualcosa che è ricco, importante e anche potenzialmente di sviluppo futuro. Però poi c'è questo 40% di persone che si muovono, e ovviamente questo è anche a livello di ricchezza la movimentazione maggiore di quei capitali che servono anche a chi lavora sul territorio per vedere in queste opportunità qualcosa di significativo. Anche quest'anno nella nuova edizione i palazzi dell'aristocrazia genovese saranno aperti al pubblico, ai genovesi e non solo, anche ai tantissimi turisti che in questo periodo stanno animando la nostra città. Quindi tantissimi palazzi nel nostro centro storico, in via Garibaldi, e la novità di quest'anno che saranno aperti anche i palazzi, i piani nobili dei palazzi di via Garibaldi, via Balbi e non solo, i palazzi anche nella zona alta della nostra città, Villa Palleficino delle Peschiere, Villa Giustiniani Cambiasi e tanti altri vengono aperti al pubblico. Quindi i Rolly Days dedicati alla nostra città, e che verranno arricchiti anche da tantissimi eventi collaterali. Quindi non solo arte, non solo le bellezze, ma anche musica, teatro e innovazione. Ecco quello che Genova ancora una volta offre ai turisti e ai genovesi. Perfetto. Soltanto vedere due immagini di tutti i palazzi che ha scritto Rubens e la possibilità di entrare dentro questi palazzi, andate a vedere la mostra di Rubens e poi viene voglia di entrare dentro i palazzi. Quindi questo secondo me è la cosa più convincente. Aggiungo però che Rubens sono un esempio di quello che noi, Rubens e i palazzi di Rolli e tutta questa attività sono un esempio di quello che noi intendiamo nel modo nuovo virgolette, nel salto in avanti che vogliamo fare per quanto riguarda la cultura. Cioè la cultura di qualità diventa un sistema attrattivo per tutta la città, e quindi genera ovviamente turismo, genera di politica economica, genera di politica educazionale, ancora più perché è di qualità, ovvero sia anche attiva. I siti UNESCO che abbiamo qui a Genova, cosa unica nell'ambito europeo, quindi vuol dire la fine della mondiale, e le mostre che noi mettiamo per far sì che venga percepita la nostra qualità in maniera ancora più facile, ecco, sono un sistema che ci danno la possibilità di sperimentare quello che stiamo facendo proprio in questi mesi, quanto questo sistema sia in grado di dare ricaduta economica e occupazionale alla città, sia attraverso il turismo che attraverso la cultura. Quindi è questa la strada giusta ed è dove noi stiamo camminando, ma anzi, vorrei dire, vogliamo correre su questa strada. Sarebbe poterlo fare, ci stiamo lavorando. Tenete presente però che i palazzi dei Rolli sono una buona metà privati, per cui è necessaria la collaborazione dei proprietari, e che diciamo, non so se voi avete la voglia di portare 80-90.000 persone in casa vostra, però c'è anche questo problemino per risolvere, no? Con tutto il rispetto per i privati, con tutto il diritto di scegliere
modo con cui vogliamo gestire le loro cose. Però è una cosa che dobbiamo trattare in qualche modo, sia in termini assicurativi, perché qualche volta c'è anche qualche danneggiamento, non volontario, ma dovuto alla presenza di tante persone. Quindi è una cosa che è un ottimo suggerimento. Stiamo già valutando, però mi piace che hai fatto questa domanda perché mi dà la possibilità di commentare che stiamo andando su questo percorso. Non è facile, perché, come dico, l'accordo di tutti non è una cosa banale, però sarebbe opportuno farlo almeno 3-4 volte, non soltanto 2.